Sarà un incidente probatorio ad accertare le cause del disastro del Franco P, il rimorchiatore affondato nella notte tra il 18 e il 19 maggio a circa 50 miglia dalla costa di Bari. Così ha stabilito il jeep del tribunale del capoluogo Francesco Mattiace accogliendo la richiesta della procura barese e disponendo una perizia sul pontone che era agganciato all'imbarcazione al momento dell'affondamento. Tra i sospetti degli inquirenti ci sono le ipotesi che il pontone, piattaforma galleggiante usata per il trasporto merci, o per eseguire i lavori in mare fosse sovraccarico o che il rimorchiatore abbia avuto un cedimento strutturale dovuto ad un urto o proprio al peso eccessivo. I periti nominati dal giudice avranno il compito di accertare la regolarità delle procedure di rimorchio del pontone galleggiante, la dinamica e le cause dell'affondamento e le procedure di sicurezza e di soccorso messe in atto dagli equipaggi, in particolare a partire dal momento del lancio dell'allarme, oltre che le previsioni meteorologiche alla partenza e durante la navigazione e il peso del pontone alla partenza d'Ancona. L'incarico sarà conferito il 9 agosto all'ingegnere Stefano Vianello e a Gennaro Esposito, ex comandante della Marina Mercantile, esperto di sicurezza della navigazione. Tre i componenti dell'equipaggio morti nel naufragio, Luciano Bigoni e Andrea Massimo Loi, di 65-58 anni, entrambi di Ancona, e il 63enne di origini tunisine residente a Pescara, Jelail Ahmed. Altri due marinai risultano tuttora dispersi, i Molfettesi, Mauro Mongelli di 59 anni e Sergio Bufo di 60. Nell'inchiesta, aperta dalla Procura di Bari a seguito della tragedia, coordinata dalla PM Luisena di Vittorio, tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta del comandante del rimorchiatore, il 63enne siciliano Giuseppe Petralia, unico sopravvissuto al naufragio tra coloro che erano a bordo del rimorchiatore. E poi degli armatori Antonio Santini e Stefano Marchionne, rispettivamente legale rappresentante e presidente della Ilma di Ancona, la società proprietaria del rimorchiatore affondato e del Pontone. I tre sono accusati di cooperazione colposa in naufragio e omicidio colposo.